Allora, solitamente questo racconto avviene con gli abiti sporchi di cemento in mezzo a un cantiere, quindi farlo su un palcoscenico vestito da concerto fa un po' strano. Ma facciamo così, allora, immaginatevi di prendere la macchina, prendere la 13, poi prendere la 1, uscire a Barberino del Mugello, fare una mezz'oretta per arrivare a un paesino che si chiama Monte Cuccoli, e lasciando sulla destra la chiesina di San Michele si prende una strada sterrata, molto serrata, che dopo 3 km vi conduce in mezzo a una valletta dove non c'è assolutamente niente, se non un piccolo borgo che si chiama il Borgo di Mezzana, che era un paesino di pastori, sostanzialmente un piccolo borghetto di pastori, e via via negli anni abbandonato, e gli ultimi sono andati via negli anni 50, e abbandonato e quindi rimangiato completamente dalla natura, quindi il bosco per fortuna fa il suo corso, se l'era completamente rigorato. E quindi la prima volta che ci siamo stati ci hanno detto qui c'è il borgo e si vedeva una vallata tutta verde, inaccessibile. Quello che vi succede se venite è che solitamente arrivate in questo borgo e venite catapultati a fare qualche lavoro. Dipende dalla muratura, alla carpenteria, all'intonaco, alla falegnameria, alla vetreria, tutto quello che vi potete immaginare. E solo dopo aver lavorato qualche ora insieme, magari vi viene spiegato dove siete. Quindi immaginatevi di aver lavorato qualche ora, vi spiego dove siamo con questo borgo. Questo borgo è prima di tutto il lavoro che si fa lì, la prima cosa che si fa appunto è sporcarsi le mani e lavorare con l'idea di prendersi cura del posto, con l'idea che è quella un po' che è alla base dell'enciclica Laudato Si'. Di cura integrale e di casa comune, cioè con l'idea che prendersi cura del creato in qualsiasi sua forma sia parte della ricostruzione e che questo vada fatto in tutte le sue forme. Quindi che prendersi cura della bellezza, che sia prendersi cura di una pianta, di un'erba che era appassita e si fa ritornare verde, delle pietre che si ricostruiscono, dei muri che si ritirano su, di una casa che era stata distrutta e viene ritirata su e ricostruita, che questa sia proprio parte del prendersi cura e che questa cura debba essere una cura integrale, quindi che a partire dal materiale, che in genere è più facile, fino ad arrivare alle persone, considerando non questa cura come due cose separate, ma veramente come la stessa cosa, come assolutamente in continuità, che quindi il creato sia una cosa sola, che noi siamo parte del creato e che se uno si prende cura delle cose, dei posti, delle case, si sta prendendo poi anche cura delle persone. E in più in questo borgo ci si prende poi attivamente e principalmente cura anche delle persone. Diciamo, la storia del borgo è andata un po' così. La primissima volta che ne abbiamo sentito parlare ce l'ha proposto l'allora sindaco del comune di quel posto, che è il comune di Cantagallo, un sindaco molto illuminato, una donna, si chiama Ilaria Progetti, che ha chiamato il nostro responsabile, è stato un po' l'ideatore di tutto il progetto, padre Guidalberto Bormolini, gli ha detto: vi chiamate ricostruttori, venite, c'è un borgo da ricostruire. E siamo andati a vedere e la prima volta appunto siamo arrivati davanti a questa parete verde assolutamente coperta, non si vedeva niente, neanche le macerie, ha detto: questo è il borgo. E padre Alberto ha detto: perfetto. E ha detto: perfetto cosa? Non c'era niente. E è bellissimo perché dopo pochissimo Guidalberto parlava del borgo che era appunto una valle ricoperta da rovi in cui non si vedevano neanche le pietre cadute, parlava già degli spazi, diceva: allora, qui ci sarà la sala meditazione, qui ci sarà il refettorio, e era evidente che nella sua visione tutto questo c'era già. Quindi è evidente intanto che per un progetto così ci vuole qualcuno che sia un visionario, nel senso che veda le cose prima che ci siano. È evidente che ci vuole l'intervento, come dire, della provvidenza. Poi Guidalberto dopo ci ha confidato che il fatto che il progetto fosse assolutamente impossibile è uno dei motivi che l'ha spinto a scegliere quel posto. Cioè, fare quel borgo lì era assolutamente impossibile. Tutte le persone a cui lo dicevamo dicevano: ma siete pazzi, non si può fare, cioè è proprio impossibile. E Guidalberto ha detto: perfetto, è quello che vogliamo. E infatti abbiamo attaccato un grande cartello all'ingresso di una frase famosa attribuita forse a Einstein, ma non si sa neanche se è sua: chi pensa che una cosa sia impossibile non deve disturbare chi la sta facendo. Noi siamo convinti di questo, ci siamo messi a lavoro, c'è stato un anno e mezzo di lavoro di disboscamento, nel senso che proprio tutti i giorni andavamo lì con un gran gruppo di volontari portandosi dietro tutto, perché lì non c'era niente, non c'era l'acqua, non c'era la corrente, non c'era un casottino per lasciare la tazza, niente. E c'è stato un anno e mezzo per ripulirlo dai rovi, che nel frattempo appunto l'avevano completamente infestato.
infestato, e abbiamo ripulito tutte, appunto, riscoperto tutti i perimetri delle case crollate, ritrovato la piazza, ritrovato tutti gli edifici che c'erano e capito cosa c'era. Poi per un altro annetto non avevamo né i permessi né i soldi di fare niente, abbiamo ricostruito tutti i muretti a secco, e anche lì per fare i muretti a secco noi non sapevamo, ci hanno insegnato, lì per lì abbiamo cercato, e tutti quelli che sapevano fare i muretti a secco praticamente erano tutti morti, poi dicevano, ah sì, c'è lui è bravo, no, no, c'è lui è bravo, non sai da prendere un po' con lui. Poi piano piano abbiamo trovato qualcuno che ci ha insegnato e ci siamo messi a ricostruire i muretti a secco. E dopodiché poi è partito il cantiere, insomma, vero e proprio con la ricostruzione. L'inizio è stato piuttosto pionieristico, nel senso, appunto, abbiamo iniziato il cantiere prima di avere l'elettricità, prima di avere l'acqua, prima di avere, quindi facevamo tutti, abbiamo una sede giù a Prato, caricavamo un cassone di un metro cubo di acqua giù nella fonte che abbiamo a Prato, la portavamo su, muravamo con quella, lavavamo con quella, ci lavavamo con quella e tornavamo su tutti i giorni. L'inizio è stato un po' così. Ora in confronto sembra un grande hotel a 5 stelle, e i lavori sono a buon punto grazie all'opera gigantesca di una marea di volontari che vengono quotidianamente e costantemente da tutta Italia e da tutto il mondo, molti sono presenti qui in sala e quindi è anche bellissimo, e poi potete chiedere anche a loro. E il borgo che cos'è? È un posto dove sostanzialmente l'idea con cui è nato è questa: noi abbiamo delle sedi cittadine dove facciamo meditazione. Il nostro movimento è un movimento che ha una piccolissima parte di consacrati e una grandissima parte di persone normali in qualsiasi stile di vita che condivide con noi la nostra spiritualità, che in cui momenti di preghiera comune è quello della meditazione e quindi la ricerca di senso e di spiritualità. È successo, una delle, diciamo, delle innumerevoli attività che facciamo da sempre è l'accompagnamento spirituale al fine vita. Quindi quando le persone hanno delle malattie importanti che le mettono di fronte al fatto che la vita a un certo punto finisce, magari prima di quello che ci aspettavamo, si apre questo bisogno di senso e di, appunto, e si aprono le domande sul senso della vita, sul perché finisce, quindi si apre questo grande desiderio di spiritualità. E quindi da sempre, diciamo, ci viene richiesto di accompagnare le persone in questo momento molto delicato. È successo in particolare con due persone che appunto stavano con noi, meditavano con noi, che si sono ammalate di malattie importanti e poi le hanno portate alla morte, che ci hanno chiesto di stare con noi fino all'ultimo. Questo è stato possibile, è stato bellissimo, e quindi vivevano con noi, stavano con noi, fino a che non hanno avuto bisogno dell'hospice, cioè la malattia a un certo punto le ha messe di fronte proprio a delle esigenze fisiche, sanitarie, per cui avevano bisogno dell'hospice, per cui era impossibile per noi tenerle in casa. Però la richiesta loro era proprio di stare con noi fino all'ultimo. E da lì appunto è nata l'idea, dice, ma perché non facciamo un hospice? Sapete tutti, gli hospice sono quelle case dove si sta gli ultimi giorni della vita e dove si riceve, oltre appunto a tutte le cure infermieristiche, mediche, palliative e tutte quelle di cui non ha bisogno in quei momenti. Quindi l'idea è stata, perché non facciamo un posto dove si possano garantire tutte queste cose, ma anche l'assistenza spirituale? E quindi l'idea è di costruire un hospice nostro dove, aperto a tutti, aperto a persone che hanno voglia di vivere gli ultimi giorni immersi nella spiritualità, a prescindere dalla loro religione. E quindi l'idea di un progetto assolutamente interreligioso, in cui quindi di creare una casa, un hospice, dove le persone potessero stare gli ultimi giorni della loro vita fino all'ultimo respiro e di avere l'assistenza medica, infermieristica, psicologica e anche spirituale. Questo convinti un po' di quello che dicono tutte le tradizioni, cioè che siamo fatti appunto di questi tre elementi: il corpo, che ci abbiamo tutti molto ben presente, la parte invece psicologica, quindi quella dei pensieri che però passa come passa il corpo, e invece il nucleo centrale che abbiamo, che è appunto quello spirituale, con cui abbiamo molto poco a che fare durante la vita di tutti i giorni. E è quello che ci spaventa di più, cioè è quello che, se non abbiamo dimestichezza con il quale, ci spaventa di più lasciare il corpo. E quindi un posto dove sostanzialmente si fa questa assistenza alle persone immersi nella natura. Lì la vallata è completamente verde e questo fa già tantissimo, nel senso, il posto ha sicuramente un'importanza centrale. Tutte le persone che arrivano dicono che si respira in modo diverso, si sta in modo diverso, e questo non serve venire al borgo, voglio dire, quando uno va a farsi una camminata, e vi sarà successo a tutti, in mezzo a un bosco, in mezzo ai prati, davanti al mare, cioè la natura ha qualcosa che ci tocca, delle corde molto profonde.
Però poi stando in città ce ne scordiamo e ne leggiamo. Ecco, se uno sta in mezzo alla natura e tutto quello che fa è prendersi cura degli altri vicendevolmente, in mezzo alla natura che in qualche modo si prende cura di noi, questo ovviamente ha un effetto molto amplificato. Quindi il borgo che cos'è? È diviso più o meno in due parti. C'ha una parte, diciamo, il borgo basso, dove queste sono le famose canzoni. Sono molto lunghe, ma noi parleremo più forte. Quindi il borgo che cos'è? C'è questa parte bassa del borgo dove sostanzialmente tutte le persone che vogliono vivere i momenti a noi possono venire, ci sono un sacco di volontari che vengono, c'è un grosso refettorio. La prima casa che abbiamo fatto è la casa del pane, dove facciamo il pane, la pizza, eccetera, proprio pensando che il pasto comune, la comunione del pasto sia un momento fondamentale. Poi c'è questo grande refettorio, questa grande sala di meditazione interconfessionale, dove appunto può venire a pregare chiunque, è aperta veramente a tutti. Poi c'è tutta una parte dedicata alla casa delle arti, nel senso laboratorio dove facciamo praticamente tutti i lavori del borgo, quindi c'è il laboratorio del falegname, quindi tutta la sezione del litaio, il laboratorio del fabbro, il laboratorio dell'orafo, il laboratorio di vetreria, il laboratorio di iconografia, il laboratorio del mosaico, tutte cose che vengono utilizzate sia da noi sia dai volontari, dai molti volontari che ci vengono a provare e vengono a lavorare con noi, e dove le persone che vengono possono prendere parte a tutti questi lavori, sia con lavoratori dedicati, sia proprio nel lavoro quotidiano di tutte queste cose che facciamo nella ricostruzione del borgo. Poi c'è sopra un grande prato dove sarà costruito l'hospice, che è ancora deve iniziare la propria costruzione, e tutta invece un'altra parte del borgo alto, che diciamo è un po' nata, l'idea è nata successivamente, perché da quando abbiamo pensato questa cosa dell'hospice, molte persone venivano e ci chiedevano appunto di stare con noi anche prima, ovviamente, che fosse l'hospice, quindi prima di avere bisogno dell'hospice. E quindi è nato un altro progetto che si chiama La Casa del Grano, appunto con l'idea del grano, che il chicco maturo è solo col chicco maturo che muore, che di fatto non muore perché dà nuova vita. E quindi questo progetto è La Casa del Grano, dove sostanzialmente le persone che vogliono, che hanno un bisogno di spiritualità dato principalmente dalla malattia, ma anche non necessariamente da quello, possono venire a stare e condividere la vita del borgo, ben prima di avere bisogno dell'hospice, magari con una malattia che poi guarisce, oppure appunto non con una malattia, o magari con una malattia che li porterà poi a andare all'hospice se ne avranno bisogno. Quindi con l'idea di creare un posto dove uno vive quotidianamente, quindi non viene poi estrapolato magari proprio prima della morte in un posto che non conosce e dove non è mai stato, ma appunto in un posto dove può stare e vivere in mezzo a delle persone che condividono la vita, condividono i momenti di lavoro, condividono i momenti di preghiera. E questo è molto bello, noi siamo molto grati di tutto quello che succede, e quello che diciamo sempre appunto è che sostanzialmente l'imparare a mettersi davanti al fatto che la vita finisce, che quindi sostanzialmente questo corpo a un certo punto lo dobbiamo lasciare, paradossalmente non è fonte di tristezza, ma è invece, come dicono tutte le tradizioni, è solo imparando a morire che si impara a vivere, cioè è fonte di felicità e di grande gioia e di grande stimolo, nel senso che l'immagine che spesso usiamo al borgo è quella bellissima espressione contenuta nella Bibbia, no? Quando dice morì il sazio di giorni. Se uno pensa a questa cosa è bellissima, cioè se uno pensa ad andare dopo il concerto, andate tutti a cena, mangiate finché ne avete voglia, a un certo punto non avete più fame e smettete di mangiare. Se uno a quel punto va arriva e vi offre una cosa per quanto buona, uno dice no guarda grazie, sono sazio, buonissima sicuramente, però non mi va più. Ecco, pensate ad arrivare con la stessa sensazione con i giorni della propria vita. Uno dice bellissimo, è stato bellissimo, però basta, a un certo punto basta. Ecco, questa è l'idea. E se uno riempie ogni singolo giorno di senso e di amore, arriva in fondo e è sazio. E questo è bellissimo, e questo posto è un posto per vivere tutto questo. E se uno impara che appunto che siamo tutti davanti allo stesso orizzonte che finisce, ma prendendosi cura degli altri, e questo è veramente il modo migliore per riempire la propria vita di amore e di senso,
cambia completamente l'orizzonte e ci si può prendere cura appunto a partire dal posto, a partire dagli altri, con un orizzonte comune e un po' meglio di quello che a volte si vive. Io direi che più o meno mi fermerei. Se avete delle domande, ovviamente le potete fare, e se no suoniamo. Consacrati siamo in Toscana una ventina, per dare il, però che vengono a meditare regolarmente a noi, cioè volontari effettivi, intorno, cioè qualche centinaio, 500-600 persone, diciamo stabili, che vengono regolarmente, poi persone che vengono a dare una mano saltuariamente, tantissime, sì, tantissime, nel senso poi non siamo, d'estate soprattutto non siamo mai meno di 50-100 persone. Certo, assolutamente, le persone vengono, se qualcuno è interessato c'è il sito, c'è tutto, Borgo si chiama, Borgo si chiama Tutto in Vita perché l'associazione, diciamo che è il, si chiama le aziende del terzo settore, no? Le vecchie Onlus, si chiama Tutto in Vita, che è il titolo di una canzone che scrisse una di quelle due persone che meditava con noi, che poi è morto, e appunto ha scritto questa canzone molto bella dicendo, paragonando un po' la, diciamo, il momento della morte, dice, quando al racconto di un bambino nell'utero, dice, boh, hanno detto che dopo, da quando esco qui dicono che c'è altra vita, io non lo so, ho paura, chissà che succede dopo, paragonando il momento della morte a questo, e dice, tutto è vita. Quindi la situazione siamo tutto in vita, se cercate Borgo Tutto in Vita trovate di tutto, e si può assolutamente venire, basta scrivere, avvisarci, ma si può venire, per ora siamo appunto, a, c'è l'acqua corrente, l'acqua calda, c'è una cucina professionale, cioè siamo, quindi si può venire per nottare. Grazie. Va bene, allora io ti chiamerei il buon maestro Torriciani, se poi dopo c'è una domanda ovviamente volentieri, se no passiamo la parola.